Ciao amici di Italia Top Games, di nuovo in divisione 9 per cercare di subito la promozione. Liverpool Argentina. Allora, prima di cominciare, non è la prima volta che vedo nelle mie partite giocatori, i nomi dei giocatori fake. E pensavo fosse un problema di Stadia, invece ho letto di altre persone che hanno commentato il video che anche loro hanno i nomi non originali per molti giocatori. Io vi volevo chiedere se qualcuno di voi sapesse qualcosa, perché ancora non ho trovato nulla al riguardo. Se qualcuno sa qualcosa mi tenga informato, perché davvero non so cosa sia potuto accadere, onestamente, perché sopra il proprio marcatore. No, peccato. Vabbè, adesso pensiamo alla partita. Lautaro Martinez. Bravo. Ottimo intervento in scivolata. Liverpool Argentina. Sei d'accordo, Lele, se dico che l'imprevedibilità e la velocità di Sadio Mané possono essere chiavi tattiche del match importanti? Assolutamente, soprattutto nel breve, perché riesce a saltare con frequenza il proprio marcatore e crea sempre la superiorità numerica. Occhio a non farlo girare quando riceve palla, se ti punta è la fine. Lo Celso. Servito Di Maria. Intervento deciso. Vedete che i nomi non sono quelli ufficiali del Liverpool per molti giocatori. Metri per andare. Miracolo del portiere. Manuel Galan per Mané. Ci mette il fisico. Capisce tutto Thiago e blocca la linea di passaggio. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Attenzione, perché questa può essere e questo è gol però. Hanno segnato, è un passo ulteriore verso la promozione. Ah, se finisse così potrebbero festeggiare l'approdo nella nuova categoria al termine già del match. Conclusione da distanza ravvicinata sulla quale il portiere ovviamente non può fare nulla. Era più facile metterla che sbagliarla, da lì. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Interrompe l'azione e recupera palla. Bello. Sadio Mané. Mané! Come ho fatto a non segnarlo? Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. Bello. Mané. Interviene e allontana. Paredes. Bello. Segnalo. Occhio qui. Grande risposta. Errore banale questo, palla che finisce in out. Questo secondo gol non vuole proprio arrivare, invece mi serve. Gran palla a scavalcare la difesa. Di Maria. Dice di no, tuffo prodigioso. Grande Allison. Occhio al tocco in mezzo. Azione che sfuma. Prova da distanza siderale. Sicuro l'intervento del portiere che fa impresa. Bello. Otamendi. Occhio all'avanzata di Messi. La manovra interrotta senza problemi. Oh, che bello. Oh, che bello. Attenzione. Occhio a Mané, occasione. Salva sempre con questo intervento. Un millesimo di secondo di troppo e dopo però non riesco a tirare. Almeno provarci. Lo Celso. No. Alisson. Grande Alisson. Occhio al tocco di Messi al centro. Lui tira. Ah, bella. C'è solo la potenza, sì. Pallone che non ha inquadrato lo specchio della porta. Continua così, questo mi raccomando. Colpo è nel suo repertorio. Stavolta però non ha dosato bene. Ecco, Alexander Arnold, il nome è giusto, però tanti altri non lo so. Attacca sull'out. Grande Arnold. Palla fuori, sarà corner. Calcio d'angolo corto. Alexander Arnold. Cross murato dal difensore. Ci pensa lui spazzando. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Dai.
Ocho. Lo Celso. Bravo. Ecco Acuña. Di Maria. Occhio a Di Maria. Di Maria. No. Ancora lì. È un gol che cambia il risultato e classifica e che allontanerebbe l'obiettivo promozione. Che errore, che errore. L'errore di deprimersi. Possono ancora recuperare questa gara e garantirsi già oggi. Visto, non è arrivato il secondo gol. Altre occasioni. Stiamo vedendo un pareggio divertente con occasioni da gol e gol da una parte e dall'altra. Madonna, perché bene, le due che giocatore. Hanno comunque deciso di affrontarsi a viso aperto. E anche se nessuna delle due è riuscita a prendere il sopravvento, come dimostra il dato sul possesso palla, però entrambe hanno i giocatori che possono trovare la giocata per far vincere la partita. Possono passare in vantaggio. Ma adesso non è Everest da scalare se vogliono chiudere in anticipo il discorso promozione. Il calcio è pieno, sono di rimonte clamorose. Addormentato, ragazzi. E vabbè. Si gioca adesso con l'Argentina, avanti nel punteggio. Angel Di Maria. Lautaro. Suggerimento interessante. Tutto fermo. Sale la bandierina sulla verticalizzazione. Non ha visto la linea che saliva e ha ricevuto palla oltre l'ultimo difensore. Doveva temporeggiare. Possesso regalato. Vai, vai Salah, vai. A metri per correre Salah. Fabinho. No. Tentativo che si è chiuso. Ma manco angolo. Ah. Aveva mirato l'angolino. Troppo. E è uscita fuori una conclusione che non ha creato problemi al portiere. De Paul. Si andrà avanti ancora per un minuto. Intercettato il lancio di Mané. Cerca il corridoio. Poi il pallone può andare pericolo. E la messa si porta a più due grazie a questa rete. Che crollo, ragazzi. Vabbè, Messigno. Stranissima questa cosa dei nomi. La regia ci ripropone l'azione del gol. Possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro al compagno. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. 3-1 dunque alla fine dei primi 45. Vediamo se c'è qualche cambio da fare, ma dovrebbe essere Firmino. Ma sì, dai, proviamoci. Se la vedo dura. Gara che riprende, risultato che vede il Liverpool fin qui sotto. Si muove per vie centrali. Giocare 16 metri, palla respinta. È gol però. Palla sul palo. No. Il pallone. L'azione è comunque inutile perché sì, c'è fuori gioco. Paredes. Ecco Acuña. Di Maria. Mette in movimento Messi. C'è spazio davanti a sé. E c'è la rete che allarga ulteriormente la distanza. Niente ragazzi, tre è stato di margine adesso. Un flop clamoroso. Bravi a far girare palle in occasione del gol e a trovare il varco giusto per colpire, come ci mostra il replay. Ha poi calciato forte dalla media distanza e il portiere non ha avuto il tempo. Pure mi piace come gioca il Liverpool, però. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. Hanno spazio per andare in contropiede. Lautaro Martinez.
Palla gol importante. Salva tutto con questo intervento. Fischia l'arbitro per una chiara posizione di offside. Chiamata facile, Pier, era lì in mezzo all'area. Non ha mosso un muscolo per sfuggire al fuorigioco. Deve fare molta più attenzione. Decisivo l'intervento che evita guai. Pallone che viene intercettato. De Paul. Paredes. Possibilità per Lautaro, attenzione. Con la blocca Alisson, attenzione, si gioca. Super Alisson da pochi passi. No. Riconquistano palla, occhio. Proprio sono andato in bambola. Lautaro Martinez. Nessun problema per il portiere. Sbaglia la misura del passaggio, possesso perso. Lancio impreciso di Thiago, difesa che intercetta e riparte. Messi può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Pericolo scappato per il momento, ottimo lavoro difensivo. No. Sito male qui il pallone. Buona qui la verticalizzazione. Occhio a Di Maria. Cross spintato senza problemi. Sadio Mané può crossarla da lì, la mette in area verso il compagno. Attenzione, il pallone è lì e il pallone va dentro nonostante la prima grande risposta. Vabbè, del portiere, almeno non è proprio una figuraccia pessima. Al 4-4 ci credo poco, ma continuiamo così, dai. Replay del gol, ecco, è stato rapido, si è avventato sulla respinta del portiere e l'ha messa dentro. Non vedo particolari colpe da parte dell'estremo difensore, era stato già bravo ad opporsi alla prima conclusione. Poi, e poi sai, se i compagni non gli danno una mano, mette a metri per andare, dice di no. Porca vacca, ragazzi, cerca la profondità qui. Pericolo. E c'è il gol, dimostra di essere davvero in gran forma con queste due reti. Cambiava tutto, andavamo sul 4-3, rinvio 5-2. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo. Il calcio è un gioco facile. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Sostituzione in vista. È una gara a senso unico questa ormai. Da profondo Firmino. Occasione gol per Salah. Grande parata, grande palla in rete sulla ribattuta del portiere. Non ha sbagliato. Partita così, senza difese. Rivediamo il gol da un'altra inquadratura. Eccolo, però, vedi il replay, evidenzia l'intervento non meno la mia del portiere sulla prima della conclusione. Poi l'avversario ha raccolto la respinta e l'ha depositata in rete da pochi passi. Si riparte con il risultato di 5-3. Tanti gol. Occhio al contrasto. Getta al vento questo possesso. Ah. Occhio qui alla ripartenza. Possono sfruttare la ripartenza. No! Il difensore che allontana. Tifosi che appaiono rinfrancati prima della battuta di questo corner, e questa è l'occasione giusta per riaprire il match. Sceglie il tocco corto. Fondamentale il difensore. C'è stata più difesa della mia. Acuña. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Ha interrotto un'azione pericolosa qui con questo recupero. Risultato che al momento è bello. Occhio qui, va in porta, eh. Può provare da lì. Intervento d'applausi del portiere. Cerca il corridoio. Occhio a Messi che ha spazio. Entrata perfetta, riconquista il pallone. Occhio al corner. L'allenatore del Liverpool cambia qualcosa.
attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Bravo che non va in fuorigioco. Occhio alla difesa perché è scoperta, opportunità. Occasione per accorciare le distanze, attenzione. No. Attenzione, può nascere qualcosa di importante. Ecco il gol, ne manca solo uno adesso, vedremo se riusciranno a completare una rimonta pazzesca. Il replay ci mostra l'azione dalla quale crediamoci, ragazzi, vi devo dire. Un appoggio pigro, pallone recuperato dagli avversari che poi ovviamente hanno approfittato facendo gol. Attacchi straordinari delle due squadre con una partita piena di gol. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Vai. Minuti finali e ultime speranze per il Liverpool. Possono trovare il gol del pari. No. Porca vacca, ragazzi, avete visto? Vabbè. Allora, ma io non faccio niente tanto oramai. Sembrava fatta per il pari. Il portiere però era di un altro parere. Come l'ha preso, Pierre? Sembrava già dentro. Ma questa è una parata straordinaria. Già. Potrebbe valere la vittoria. Alexander Arnold la mette in mezzo. Niente da fare, è fuori gioco. Fuori gioco. Il movimento della difesa doveva accorgersi di essere troppo avanti, dai. Calibra male il passaggio. Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. Il Liverpool a caccia del gol del pareggio in questo finale. Ed è gol! Sì! Incredibile! Enormi lezioni di fiducia a tutta la squadra. Ora possono sfruttare il cambio di inerzia del match. Ora chiaramente loro Klopp, Klopp. Un altro, è quello che sarebbe decisivo. Impazziti tutti. Bellissima, ragazzi. Risultato bellissima. Poteva finire in qualsiasi maniera ed è arrivato un pareggio, guarda, tutto sommato direi giusto per quanto fatto vedere dalle due squadre. Di Maria, un po' fantascientifico, 5 gol. Vabbè, dai ragazzi, altri 2 punti e sono promosso, dai. È un bel po' che non perdo, va bene così, dai. Al prossimo video. Ciao.